Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app. Slow Italian, fast learning. Ukraine! There you have it. They were considered favourites all week. Oh, fantastic! The world showing their support. Ukraine! And rightly so. Of the Eurovision Song Contest 2022. 631 voti per l'Ucraina, 466 per il Regno Unito e la Spagna, terza, con 459. Thank you so much. Thank you for supporting Ukraine. This victory is for every Ukrainian. Слава Україні! In una dichiarazione online, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha festeggiato la vittoria dichiarando che il coraggio del suo paese ha impressionato il mondo e la sua musica ha conquistato l'Europa. Dopo aver eseguito la loro canzone Stefania, il cantante della Kalush Orchestra ha rivolto un appello per la città sotto assedio di Mariupol e per tutti quelli che ancora sono bloccati all'interno dell'acciaieria Azovstal. La guerra devastante ha fatto emergere enorme sostegno per la canzone ucraina da parte dell'Europa e da altre nazioni. Il fan di Eurovision turco-americano Shev ha viaggiato in Italia per esprimere il suo sostegno al paese. Ukraine is a very close place in my heart. We are neighbors from Turkey, Turkey side, and I don't want to get too political, but it's all humanitarian. I think they need support. It's very sad, but I'm so glad that they are here, and I'm sure like people couldn't travel from Ukraine, and I just wanted to be present for them and to cheer them up so they know that they have the support from us. Tra gli ucraini che non hanno potuto essere presenti a Torino c'era il commentatore di Eurovision del paese, Timur Miroznichenko. Timur ha coperto l'evento da un sotterraneo non identificato in qualche parte dell'Ucraina. This year I think it's more symbolic than ever, of course, because on 24th of February no one of us were thinking about Eurovision or something like that. We thought just about how to stay alive. And right now, thanks to armed forces of Ukraine and the resistance of our people, we have an opportunity to participate in Eurovision, to be the part of this wonderful event. Sheldon Riley ha rappresentato l'Australia e si è classificato quindicesimo dopo aver eseguito la sua ballata sentimentale Not the Same. Told to play, but you're not the same as the other kids playing the same game. Try to jump on in, but they push away so far. For we're not the same. Sua nonna, Florieta Hernandez, ha guardato la sua interpretazione ad una festa di Eurovision nel quartiere di Sydney, Hurstville. Ha dichiarato a SBS News di essere incredibilmente orgogliosa di come suo nipote è maturato
e di considerarlo ora una superstar. With his attitude and with the way he speaks and the way he dressed up and all the designs that he's been doing and his singing with the voice and America's Got Talent and the X Factor, yeah. And it's now, I know in my heart, he's a superstar, he's up there, yeah. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.